Parleremo del santuario celeste. Il testo, o uno dei testi che sono stati letti poc'anzi, dicono: questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo, che Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre alcune. Dio è luce, ma noi siamo nel mondo delle tenebre. E il messaggio di speranza, di conforto della Scrittura è sempre questo: figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto. È proprio del ministero di Cristo nel santuario celeste che noi dobbiamo parlare questa sera. La Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, afferma senza ombra di contraddizione l'esistenza del santuario celeste. Abbiamo letto ripetutamente in Esodo capitolo 25, versetto 8, versetto 9, versetto 40, che il Signore disse a Mosè che gli israeliti gli costruissero un santuario secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte Sinai. E l'epistola agli ebrei ribadisce questa verità, che c'è un tempio, un santuario, un tabernacolo nel cielo. Vogliamo leggere i primi testi. Ebrei capitolo 8, versetto 1 e versetto 2. Ora il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo: che abbiamo un tal sommo sacerdote che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. Guardate come è chiara la parola di Dio, che il Signore, non un uomo, ha eretto. Quindi c'è questo tabernacolo nel cielo. Poi si diffonde nel capitolo 9 l'autore: egli attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. Poi versetto 24 dello stesso capitolo 9: poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora nel cospetto di Dio per noi. Capitolo 10, versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Cristo. Vuol dire che per fede il credente, avendo un sommo sacerdote, un avvocato, ha anch'egli la possibilità di entrare attraverso la preghiera, attraverso la fede, in questo santuario. E poi l'Apocalisse che è piena del santuario. E io mi stupisco che con tutti questi testi vi siano ancora persone che dicono che, quando noi insistiamo sull'esistenza del santuario celeste, diciamo delle cose extraterrestri, nel senso di cose strane. Ma noi stiamo parlando di cose celesti. Capitolo 13 dell'Apocalisse, versetto 6: ed essa, la bestia simbolica, aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Non dimenticate che il piccolo grande corno di Daniele 8 si elevò fino a chi? Si elevò fino al principe dei principi,
si elevò fino a Dio, si elevò fino agli abitanti del cielo, gettò a terra la verità e con questa azione infamò il santuario, lo insozzò. La voce di bestemmia di questo potere si è elevata fino al tabernacolo di Dio. Capitolo 15, versetto 5. E dopo queste cose vidi, e il tempio del tabernacolo della testimonianza fu aperto nel cielo. Ancora, capitolo 21, versetto 3. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. Capitolo 7 di Apocalisse, versetto 15. Guardate quanto sono numerosi questi testi. 7, versetto 15. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Capitolo 14, versetto 17 di Apocalisse. E un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, avendo anch'egli una falce tagliente. Apocalisse 15, versetto 8. E il tempio fu ripieno di fumo a cagione della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel tempio finché fossero compiute le sette piaghe dei sette angeli. Quindi c'è un santuario celeste, come c'è stato un santuario terrestre, che poi divenne il tempio di Salomone. Questo santuario viene chiamato santuario celeste, tabernacolo, tempio di Dio che è nel cielo. Non soltanto viene descritto il santuario, ma anche gli arredi. Certo, in una forma straordinaria, celeste, noi non riusciremo mai su questa terra a capire la grandezza, la vastità, la ricchezza del santuario celeste. Vengono citati gli arredi anche del santuario. L'opera della salvezza compiuta da Gesù Cristo era prefigurata dai servizi del santuario terrestre. I sacrifici di animali testimoniavano dell'unico e perfetto sacrificio di Cristo, e la mediazione del sommo sacerdote presentava l'unico e perfetto sacerdozio che il Figlio di Dio esercita dalla sua ascensione fino a quando? Fino al suo ritorno nel santuario celeste. E adesso parliamo dell'espiazione e della sostituzione in terra. L'uomo che pecca è un trasgressore, trasgressore della legge divina, separato da Dio a causa del peccato e condannato a che cosa? Inevitabilmente alla morte, perché sta scritto: il salario, cioè la paga, la conseguenza del peccato è la morte. Quale morte? Non la morte, chiamiamola prima, cioè quello che la Bibbia chiama sonno e che sarà seguito dalla resurrezione, ma quello che l'Apocalisse chiama la morte seconda, cioè la distruzione, la disintegrazione. Non mancate all'ultimo studio, perché affronteremo questo grosso problema della morte seconda e delle pene eterne, fra virgolette. Condannato l'uomo inevitabilmente alla morte, ma Dio vuole riconciliare l'uomo a sé perdonandolo. Se Dio è amore e grazia, egli è anche giusto e santo, perciò il peccato deve essere condannato e la legge divina deve essere soddisfatta. Nel sacrificio una vittima innocente si sostituisce al peccatore, prende su di sé il suo peccato e muore al suo posto.
Dio accetta questa sostituzione. L'espiazione e la sostituzione insegnano agli uomini la nozione di una sanzione irrevocabile e libera dall'illusione e dall'impunità. Esse rivelano la gravità del peccato e il carattere assoluto della grazia divina. Poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno si glori. Non si possono capire questi concetti, cari fratelli e sorelle, cari amici, se noi non ci introduciamo a fondo nel pensiero della Bibbia. Perché oggi noi siamo nel tempo delle cose fatte in fretta, delle cose superficiali, delle cose così. E allora uno può dire, ma perché tutte queste cose? Ci volevano queste cose? Ma non era necessario? Sono un po' offesi, sono come dire, urtati. Liberi di essere offesi, liberi di essere urtati, ma il fatto è che questa è la verità. Questo è il senso della sostituzione e della espiazione che il Signore accettava attraverso un animale. Se non riusciamo a capire il cerimoniale di quello terrestre, come faremo a capire le cose del santuario celeste? Molto più grande, pieno di significati. Questo cerimoniale, quello terrestre, prefigurava quello celeste. L'israelita che aveva trasgredito la legge di Dio doveva offrire in sacrificio un animale. Confessava il suo peccato sulla testa dell'animale, perché quando abbiamo trattato il tema della confessione abbiamo detto che la contraffazione della confessione vuole che il peccato sia confessato al sacerdote. I ministri di Dio sono chiamati pastori, dottori, evangelisti, ma non sacerdoti. È un termine superato dell'Antico Testamento, quando il Nuovo Testamento, Epistola agli Ebrei, in modo particolare, parla di sommo sacerdote, parla di Cristo. Quindi gli altri non sono sacerdoti. Il peccato va confessato a Dio e non all'uomo, cioè a un terzo. Se io pecco contro il fratello A, non vado a confessarlo dal fratello B, no, dal fratello A devo andare. Chiuso la parentesi. Poi vedremo come bisogna fare per confessare il peccato. Poggiava una delle sue mani sulla testa dell'animale. Con questo gesto indicava che la vittima era un sostituto e moriva al suo posto. Povera bestiola. Questa bestiola caricata dei suoi peccati moriva. Subito dopo l'animale doveva essere immolato. Il sangue significava che la vittima aveva pagato con la sua vita la trasgressione della legge di Dio e copriva l'uomo davanti a Dio. Infine, l'aspersione del sangue su uno degli altari del tabernacolo aveva lo scopo di trasferire il peccato della vittima nel santuario. Siamo nel regno dei simboli, però devono essere saputi, conosciuti e capiti. Se non ci fosse questa connessione tra il cerimoniale terreno e quello celeste, non avrebbe avuto nessun significato il cerimoniale terrestre. Cristo è morto per noi, al nostro posto e in nostro favore. Come l'israelita poneva la sua mano sulla vittima, noi dobbiamo, mediante la fede, identificarci con Cristo crocifisso, riconoscendo che la sua morte è la condanna del nostro peccato. Noi riceviamo allora il perdono dei nostri peccati e una vita nuova e santa. L'apostolo Pietro dice che Cristo ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno,
affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Questa è una grande verità. I sacrifici dell'antico patto non avevano valore in se stessi. Nessun valore avevano. Se dietro non si vedeva il grande sacrificio di Cristo che doveva venire, i sacrifici dell'antico patto non avevano valore in se stessi, ma annunciavano il sacrificio di Cristo come la persona e l'opera del sommo sacerdote e rappresentavano il suo servizio sacerdotale. Il Figlio di Dio si è abbassato prendendo la nostra condizione umana, si è identificato totalmente con l'uomo peccatore, ha subito al suo posto il giudizio di Dio, è diventato l'agnello del sacrificio, propiziazione per i nostri peccati. Grazie alla sua incarnazione eterna e alla sua morte, Gesù Cristo è oggi il nostro mediatore, il nostro sommo sacerdote davanti a Dio. È Cristo che è sommo sacerdote. Non c'è un sommo sacerdote su questa terra se non la contraffazione del santuario. È Cristo il pontefice massimo, non un uomo. Nel secolo scorso c'era un grande predicatore nel risveglio inglese, Spurgeon, il quale predicava non soltanto nelle chiese, le chiese erano diventate piccole, beati quei tempi, perché adesso le chiese vanno un po' deserte, un po' in tutte le confessioni, abbiamo detto le chiese moderne cosa sono? Le chiese moderne sono gli stadi, sono le discoteche. Ecco perché i predicatori dovrebbero andare a predicare anche lì, non perché le chiese siano strette, siano diventate piccole magari, ma perché le persone forse vanno più facilmente allo stadio, hanno paura delle chiese. Spurgeon predicava negli stadi, mi correggo, non c'erano gli stadi, c'erano delle grandi sale e si era addirittura ridotto a predicare in grandi depositi ferroviari dove depositavano le locomotive, toglievano queste locomotive e lì una volta avevano piazzato, non mi ricordo in quale città dell'Inghilterra, avevano piazzato un pulpito al centro, era un posto molto elevato e il predicatore non aveva soltanto davanti a sé il pubblico ma aveva i lati e lo aveva anche dietro e allora doveva continuamente girarsi per parlare con tutti. Un mattino, per sentire l'acustica della sala, immagino che razza di acustica, e non c'era microfono, potete immaginare, Spurgeon era un predicatore che si faceva sentire, morì a 58 anni, forse stanco, dice che era riuscito una volta a predicare a oltre 23.000 persone tutti insieme. Se qualcuno ha dimestichezza con il pubblico potete immaginare, dice, predicò in modo tale che faceva scuotere le anime che andavano a sentirlo. Allora Spurgeon andò su questo trabiccolo di pulpito, recitò questo testo: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, con una voce altissima. Ascoltò, vide che andava bene, scese e se ne andò. Sapete cosa era successo? Questo semplice testo, guardate la potenza della parola di Dio, non spiegato, perché il predicatore non fece mica un sermone, recitò questo testo. Raggiunse un uomo che aveva dei peccati sulla coscienza e che lavoricchiava da qualche parte, non si era accorto che era salito lì il predicatore a sentire l'acustica della sala. E allora, sentendo questa voce scendere dall'alto, la prese come la voce di Dio e cadde in ginocchio, confessò il suo peccato. Oggi Cristo è ancora l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quando tornerà non sarà più l'agnello, sarà il giudice nella forza tremenda della sua autorità. Oggi c'è ancora l'agnello di Dio, c'è l'avvocato al quale possiamo rivolgerci
Vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, che è Gesù Cristo, il giusto. Le feste religiose di Israele si dividevano in due cicli, lo abbiamo detto, ma giova a ripeterlo. Le feste della primavera, di cui la Pasqua era la più importante, e le feste di autunno, la più importante delle quali si svolgeva il giorno delle espiazioni, chiamato anche Yom Kippur. Queste erano messianiche, cioè annunziavano Gesù Cristo e il piano della salvezza. L'agnello pasquale prefigurava il sacrificio redentore di Cristo, mentre la festa delle espiazioni illustrava l'ultimo aspetto dell'opera di Dio in favore dell'uomo, l'istruttoria del giudizio o giudizio investigativo, cioè la prima parte del giudizio. Come vedremo domani mattina, non mancate perché è la parte centrale del nostro seminario domani mattina. Nel corso dei secoli i giudei hanno considerato il giorno delle espiazioni come giorno di giudizio. Nel Talmud di Gerusalemme si legge: nella festa del nuovo anno tutti gli esseri della terra passano davanti all'Eterno come il gregge davanti al pastore. Il giudizio è pronunciato nel momento del grande perdono. Nel giorno delle espiazioni il sommo sacerdote confessava i peccati del popolo sulla testa di un primo capro destinato a Dio, lo immolava, purificava il santuario con il sangue dell'animale, poi entrava nel luogo santissimo per aspergere il propiziatorio. Che cos'era il propiziatorio? Era il coperchio dell'arca del patto, che conteneva che cosa? Le tavole della legge, un vaso d'oro che conservava la manna e il bastone fiorito di Aronne, simbolo del sacerdozio della tribù di Levi. Allora entrava, aspergeva il propiziatorio con lo stesso sangue. Nello stesso modo, durante l'istruttoria del giudizio, che è iniziata nel 1844 e che precede il ritorno di Cristo, i morti devono essere giudicati secondo le cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Allora, in virtù del sangue espiatorio di Cristo, i peccati di tutti i credenti saranno cancellati dai libri del cielo. I peccati di tutti i credenti, cioè i peccati riconosciuti, confessati e trasferiti simbolicamente su Cristo nel santuario celeste. Cito il professore Alfredo Vaucher: vi sono tre cose da considerare. Cristo sommo sacerdote e mediatore, perché c'è la solidarietà di Cristo con l'umanità. Al compimento dei tempi, scrive l'apostolo Paolo ai Galati capitolo 4 versetto 4, Dio mandò il suo figliuolo nato di donna sottoposto alla legge. Quindi Cristo è venuto a solidarizzare con l'umanità. E per la legge della solidarietà, pienamente accettata, che Cristo si è sottomesso alla circoncisione e al battesimo, quantunque senza peccato. Perché molti non capiscono. Ci sono dei credenti che parlano di Cristo, però quando si parla della sua natura umana non ci capiscono molto. Dicono: ah, ma Gesù è venuto, come se fosse venuto a fare una passeggiata trionfale per sgominare i suoi nemici. Altro che passeggiata trionfale, che è finita questa passeggiata, fra virgolette, dove? Al Calvario, sul legno della croce. Ma che passeggiata e passeggiata! Ha sudato sangue Gesù Cristo. È vero che Cristo era figlio di Dio, ma era figlio dell'uomo e non usò mai, lo abbiamo visto,
il suo potere di Dio per venire in soccorso alla sua umanità. E questo dovrebbe essere chiaro per noi. Quindi c'è stata la solidarietà di Cristo con l'umanità. Due, c'è stata la sostituzione vicaria. Gesù si è messo al posto di quelli che erano condannati a morte e ha dovuto subire al loro posto la pena che essi avevano meritata. E poi tre, c'è stata la soddisfazione giuridica. Cosa vuol dire? Il peccato è un'offesa contro la legge morale. Per Dio la legge sua è una cosa seria, per la quale Gesù Cristo è venuto a morire. Il peccato è un'offesa contro la legge morale. Il Cristo si è presentato per offrire una riparazione alla legge divina. Questa soddisfazione si configura sotto due diversi aspetti. Il primo, il sacrificio di Cristo, è stata una riparazione offerta alla legge violata. L'atto che è stato inchiodato alla croce è la sentenza di condanna che la giustizia divina aveva pronunciato su tutti i peccatori. La riparazione offerta da Gesù Cristo è stata giudicata sufficiente ed è stata accettata. Le sofferenze del Cristo hanno esercitato una parte importante nell'opera della salvezza e hanno avuto un carattere penale. Il Cristo è stato fatto peccato, cioè sacrificio per il peccato, anche se non aveva peccato. E poi, due, il sacrificio di Cristo ha avuto un carattere dimostrativo necessario. Perché? Guardate la precisione di Dio. A causa proprio dell'eccessiva longanimità, cioè bontà, pazienza, tolleranza di Dio e della sua secolare misericordia di fronte ai peccatori, che rischiava di diventare uno scandalo per la coscienza. Ora voi immaginate i milioni e milioni di esseri non abitanti della terra. Parlo degli abitanti dei cieli, dei mondi che non hanno peccato. Il Signore in un certo qual modo doveva difendersi contro le sue creature che forse dicevano, è un'illazione personale, ma fino a quando tollererà il peccato? Quante volte noi non ripetiamo le parole dell'Apocalisse? Al capitolo 6, versetto 10, gridarono con gran voce dicendo: fino a quando, o nostro Signore che sei santo e verace, non fai giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? Buono il Signore, certo, però, ma perché non interviene? Allora la voce celeste risponde e dice: a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno da essere uccisi come loro. E allora il Signore, che ha concepito il piano della salvezza e lo ha realizzato attraverso suo Figlio e attraverso lo Spirito Santo, voleva rispondere alle sue creature e ci risponde. Cristo mediatore perché? Ascoltiamo ancora Alfredo Felice Vaucher. Per compiere le funzioni di mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo doveva adempiere queste due condizioni. Quali? La prima, essere il Figlio di Dio perfettamente santo in mezzo a una umanità corrotta. Secondo, essere il Figlio dell'uomo, nascere in seno all'umanità che si proponeva di rigenerare. È attraverso Gesù Cristo che Dio riconcilia a sé il mondo. Questa riconciliazione è il frutto del sacrificio di Gesù Cristo. Io dico, fratelli e sorelle e amici, che quando il diavolo ha visto Cristo nascere in una stalla, ha detto: qui la partita è perduta in modo irrimediabile.
un Dio che invece di fare tabula rasa dell'umanità degenerata, caduta in balia del nemico, un Dio che manda suo figlio a nascere dove nascono i vitelli, e la stalla che accolse Gesù Cristo non era come le stalle dipinte da Giotto, sembrano dei salotti, sembrano dei castelli lì tutti, ma che sono... Avete conoscenza di una stalla? Voi vi siete mai occupati di una stalla? La stalla è una cosa lercia, umida del fiato degli animali, non sa di colonia, no. Lì nacque Gesù Cristo. Perché la Bibbia dice, Ebrei capitolo 9 versetto 22, senza spargimento di sangue non si fa remissione? Perché la legge del Signore è una cosa seria: o la morte del trasgressore, e non dimenticato questo perché ripiglieremo nell'ultimo studio di questo seminario questo fatto molto importante, o la morte di una bestiola che simboleggiava il sacrificio di Cristo. Quindi o il sangue lo spargi tu, e se tu non confessi il tuo peccato la legge ti schiaccerà e sarai distrutto, o tu accetti, confessi il tuo peccato, i meriti di Cristo ti sono applicati e allora sarai salvo, perché Cristo è morto per te, ma se tu non lo accetti non c'è niente da fare. Senza spargimento di sangue non c'è remissione. La Bibbia stabilisce che senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Questo può sembrare ripugnante a molte persone, tuttavia questo fatto costituisce proprio la spina dorsale del cristianesimo. Il sangue è il vero simbolo della morte di Cristo. Altro che religione da salotto. Mi fanno ridere o piangere quelli che pensano che il cristianesimo sia un fatto culturale. Oh, se lo volete, è anche culturale, perché ha spaccato in due la storia prima di Cristo e dopo Cristo. Quando andate a Milano, fatemi il favore, quando uscite dalla stazione centrale, arrivato nel centro della piazza, prima di imboccare la via Vittor Pisani, guardate indietro e troverete scritto, ve le dico prima nella versione 1931, quando quell'opera faraonica che sembra un palazzo di Nabucodonosor fu inaugurato al tempo del fascismo, scrissero a lettere cubitali: nell'anno 1931 dell'era di Cristo e nono dell'era fascista. Adesso c'è soltanto scritto nell'anno 1931 dell'era di Cristo, perché il resto è stato cancellato nel 45. Perché le ere degli uomini vengono e vanno, quella di Cristo rimane. Ha spaccato la storia, certo è un fatto culturale anche, ma è molto più di un fatto culturale il cristianesimo. È la religione che dà la vita, ma qualcuno ha dovuto morire, e morire come uno schiavo fuggitivo, morire come un ladro, come un traditore, e infatti fu messo in mezzo a due ladri, e uno bestemmiava, continuava a fare il ladro, bestemmiava, e l'altro, quello che noi chiamiamo il buon ladrone, disse: ma tu che stai dicendo? Noi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e siamo qui perché dovevamo finire qui. Ma lui no, che male ha fatto. Disse le parole che sono state storpiate, una cosa incredibile, come il diavolo storpi la Bibbia. Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. È vero o no? E Gesù cosa gli rispose? In verità ti dico oggi, virgola, sarai con me in paradiso. Perché in quel giorno egli non andò in paradiso, andò nella tomba di Giuseppe di Arimatea. Era il venerdì pomeriggio al tramonto, no?
Quindi dette l'ultimo studio biblico, l'ultima anima che salvò. Perché Cristo sta lì a aspettare che noi peccatori abbiamo un accenno di pentimento, un piccolo gesto, come quel padre che disse: Signore, mio figlio si butta nell'acqua, nel fuoco, se tu ci puoi fare qualche cosa, ma fai qualcosa. E Gesù dice: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Vi ricordate la risposta di quell'uomo? Signore, io credo. Sovvieni alla mia incredulità. Forse non credo abbastanza. Sovvieni alla mia incredulità. Il Signore sta lì a aspettare che noi facciamo un piccolo passo. Se questo buon ladrone non lo avesse chiamato Signore mentre tutti gli altri gli sputavano in faccia, ed erano i sacerdoti, erano gli scribi, erano i farisei, erano i teologi del tempo, erano peggio della soldataglia romana, che non andava tanto per i soldini, ma si capiva, erano legionari, erano uomini rudi, ma quelli che lo insultavano erano la parte dirigente di Israele, erano vittime di Satana, mentre tutti lo maledicevano, lo insultavano. Un ladro lo riconosce come Signore, e allora Gesù dice: sarai in paradiso. Il sangue di Cristo riscatta, il sangue di Cristo avvicina, il sangue di Cristo purifica. 1 Giovanni 1,7, lo stiamo leggendo da diversi sabati. 1 Giovanni 1,7: ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Se è vero che noi siamo peccatori, è vero che il Dio è misericordioso e il sangue di Cristo ci purifica. Charles Gerber dice: Cristo si è presentato al Padre con il proprio sangue, sangue da Lui sparso per la remissione dei peccati. Egli espone davanti al Padre i meriti del suo sangue a favore dei peccatori pentiti e presenta le loro preghiere. I peccatori sono assolti e le loro iniquità trasferite sulla vittima, cioè Cristo, sono introdotti in tal modo nel santuario, cioè rimangono nei registri del cielo. Fino a quando? Fino al giorno della purificazione del santuario. L'opera di intercessione di Cristo nel santuario celeste prosegue fino alla fine del tempo di grazia, riproducendo così il servizio quotidiano che si svolgeva nel luogo santo, nel santuario terrestre. E arriviamo alla conclusione. Le due fasi dell'opera di Cristo nel santuario celeste: i servizi del luogo santo e i servizi annuali nel luogo santissimo indicano che ci devono essere due fasi nell'opera sacerdotale di Cristo. La prima, un'opera di intercessione quotidiana per trasferire nel santuario celeste tutti i peccati confessati. Ripeto, i peccati confessati, riconosciuti. Gli altri no. Quelli confessati, riconosciuti, vengono trasferiti nel santuario celeste. Seconda fase, un'opera di purificazione del santuario celeste che deve precedere il ritorno di Cristo per cancellare definitivamente i peccati commessi dagli eletti e per trasferirli su Satana, il vero autore del male. Infatti, quando poi il sacerdote, il sommo sacerdote, usciva nel giorno dell'espiazione dello Yom Kippur, trovava un secondo capro, cosa faceva con questo capro? Dopo averlo caricato simbolicamente di tutti i peccati che egli, sommo sacerdote,
portava su di sé, essendo uscito dal santuario celeste, ormai purificato dal sangue del primo capro che simboleggiava Cristo, li deponeva su questo capro emissario chiamato Azazel, cioè Satana, e lo si portava a morire nel deserto. Così il diavolo sarà caricato di tutti i peccati degli uomini alla fine del millennio e sarà distrutto. L'opera di intercessione di Cristo si svolge nel santuario celeste dalla sua ascensione fino alla fine del tempo di grazia. Dal 1844 alla fine dei 2300 giorni anni, Gesù, pur continuando la sua opera di intercessione, ha iniziato la purificazione del santuario o giudizio investigativo. Questo giudizio concerne unicamente gli esseri umani che a un certo momento della loro vita hanno parlato e agito come veri figli di Dio. L'inchiesta celeste stabilirà se i loro nomi devono rimanere scritti nel libro della vita o se devono esserne cancellati. Dipende da chi, dipende da che cosa. Dipende dai credenti e dipende da quello che fanno, come agiscono. E vorrei dire questo citando gli ultimi due testi. Il primo, Daniele capitolo 12 versetto 1. Vi sono dei cristiani che pensano che una volta accettato Cristo sono salvati per l'eternità. Quello che fanno non ha importanza, tanto sono stati battezzati, sono salvati. Momento. Ah no. No, no, no. Troppo facile. E che siamo qui alle svendite? Pigli tre, paghi due. No, no, no. No, no, per niente. Apocalisse 12:1. In quel tempo sorgerà Michael, il gran capo, il difensore dei figliuoli del tuo popolo. Sarà un tempo d'angoscia quale non se ne ebbe mai da quando esistono nazioni fino a quell'epoca. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli cioè che saranno trovati scritti nel libro. Che libro? Quello della vita. Quelli cui nomi, quei nomi che sono trovati scritti nel libro della vita, quei nomi verranno rispettati. I titolari di quei nomi saranno salvati, gli altri no. Quindi si tratta sì di accettare Cristo, ma di continuare a accettarlo e di onorare la promessa che è stata fatta nel giorno in cui Cristo lo abbiamo accettato. Apocalisse capitolo 3 versetto 5. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Io non cancellerò il suo nome. Perché non lo cancellerò? Perché questo credente continua a essere tale e a comportarsi da credente, non da credentuccio all'acqua di rosa, da credentuccio camaleonte che fa i compromessini o i compromessoni. No, 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 coerente. E allora viene vestito di vesti bianche, un po' come il padre del figlio il prodigo. Cosa ha fatto? Quando si è visto questo figlio tutto lercio, sporco, veniva dall'aver pasturato i maiali, potete capire. Questo figlio quasi disperato che gli dice: per favore papà, non sono degno di essere trattato come tuo figlio, trattami come uno dei servi. Questo mio figlio si toglie il manto che aveva addosso e dice: era perduto, è stato ritrovato.
Era morto, è tornato in vita, facciamo grande festa. Vuol dire che se noi continuiamo a credere in Cristo, anche se commettiamo dei peccati, abbiamo un avvocato nel cielo. Questo credente fa parte del popolo di Dio, viene salvato. Il nome di questo credente rimane sul libro della vita. Oh, fratelli e sorelle, che Dio ci aiuti affinché questo nome rimanga fino a quando Cristo ritornerà. E se ve ne sono di coloro che ancora non hanno deciso di accettare completamente Cristo, lo facciano prima che sia troppo tardi, lo facciano, perché la nostra vita non è nelle nostre mani. E il diavolo, che non ha nessun interesse alla nostra conversione, ci dice sempre di rimandare. No, hai da fare, ma sei così occupato, dopo, c'è tempo. No, non c'è tempo. La Bibbia dice: oggi, se udite la mia voce, non indurite i vostri cuori. Oggi è il tempo della decisione. Che il Signore ci aiuti a fare tesoro di questa grande verità. Abbiamo un avvocato nel cielo che intercede per noi, che lì ha incominciato l'opera del giudizio. Quando avrà terminato questa prima parte del giudizio, il tempo di grazia finirà e Cristo verrà sulla terra, ma non voglio anticipare quello che ho in animo di dirvi domani mattina. Signore, ci aiuti e ci benedica, è la mia preghiera. Amen.